Grazie. Ringrazio il collega Parentela. Grazie Presidente. Intervengo per sollecitare un'interrogazione, l'atto di sindacato ispettivo numero 409674, presentato al Ministero della Giustizia e sottoscritto da, anche da, dalla collega Nesci, dal collega Bernini e il collega Duva, in cui descrivo la storia dell'imprenditore vibonese Salvatore Barbagallo, che 8 anni fa denunciò il clan dei Mancuso e che è stato letteralmente abbandonato dallo Stato. La storia di Barbagallo non è diversa da quella di altri imprenditori che denunciano il racket e che incontrano innumerevoli difficoltà per accedere al fondo di garanzia, il cui funzionamento andrebbe perfezionato. Il governo deve garantire ai cittadini calabresi vittime del racket un servizio giudiziario accettabile. A distanza di 8 anni, le persone denunciate da Barbagallo sono ancora a piede libero e non è neanche iniziato il procedimento giudiziario che possa accertare i fatti denunciati. In una terra come la Calabria, che soffre la presenza della mafia più potente d'Europa, non si possono abbandonare i cittadini che denunciano attendendo tempi biblici della giustizia. La storia di Barbagallo è divenuta un caso mediatico di interesse nazionale, ma ci sono tanti altri calabresi che sentono lo Stato lontano e che non hanno il coraggio di denunciare. Lo strapotere dell''ndrangheta è dovuto all'omertà che si combatte concedendo ai cittadini i necessari strumenti per poter denunciare sentendosi tutelati. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Valiante.